quando iniziamo? Si sente? O sento solo io? Sentite in fondo? Si sente? Così? Meglio? Prova. Mi sentite? Attalo. Si sente in fondo? Si sente? Come male? E si deve sentire bene. Prova. Adesso si sente bene. Va bene, iniziamo se siete d'accordo. Quando siete pronti comincio. 3, 2. Allora, Civica sta organizzando tantissimi incontri su temi che riguardano la città e naturalmente sta presentando i suoi candidati. Stamattina, non come Civica, ma tanti di noi sono stati a Parabita a dare un segnale di solidarietà a un paese che vive un momento complicato. C'erano anche Alessandro e Carlo, c'erano tante persone che vedo qui. E credo che sia stato un segnale importante. Noi abbiamo pensato che fosse necessario spingere nella direzione di esserci, ma diciamo, questo non è un fatto che attiene alla competizione elettorale. Alla competizione elettorale invece attiene, diciamo, quello che state leggendo in questi giorni, con anche i colpi di scena annessi e connessi, qualcuno divertente, forse divertente, forse preoccupante o forse come dire, in grado di far capire alle persone in maniera definitiva come sia necessario continuare per il cambiamento di questa città, scegliendo Carlo come sindaco di Lecce e Alessandro come suo vice sindaco. Noi, come io ho detto sempre, penso che Civica debba avere un ruolo importante nella campagna elettorale e io spero che abbia un risultato importante, perché costituisce una novità e ha fatto una scelta in controtendenza, che è quella di unire delle forze. Nel mondo del centro-sinistra questo è un fatto raro ed è un fatto di cui siamo orgogliosi. Però, detto questo, che solo la premessa, uno dei motivi per cui pensiamo che Civica meriti di andare forte, di essere premiata dai cittadini con un consenso ampio, è il fatto di avere dei candidati preparati, competenti, generosi. Tra questi stasera ne presentiamo due che mi stanno nel cuore come tutti gli altri, per qualche motivo anche forse un po' più nel cuore. Una è Fabiana Cicirillo, e una è Pierfrancesco Ghirizzi. Abbiamo un ospite esterno, per così dire, però illustre, un importante responsabile di Legambiente, Sebastiano Venneri. E poi vanno ringraziati perché ci sono in tutte le presentazioni di liste, i singoli candidati sono sempre presenti ed è anche questo un atto di generosità e di amore per la città e per la coalizione che li sostengono, appunto Alessandro Degli Noci e una parola, capo.
Inclusività e sostenibilità è il titolo del, che hanno voluto dare Fabiana e Pierfrancesco parlando della città e delle marine, sostanzialmente. Per questo l'ospite che è un esperto, ovviamente, essendo di Legambiente, di queste tematiche. Lo sono anche Fabiana e Pierfrancesco, le loro storie lo raccontano, ma di loro stessi e dell'impegno che vogliono mettere in questa campagna elettorale e poi possibilmente nell'amministrare la città con tutti noi, vi parleranno loro stessi. Io do la parola al primo di voi che vuole parlare, ditemi voi chi è, così io so. Pierfrancesco Ghirizzi. No, Fabiana. Fabiana. Abbassare. Buonasera a tutti. Io naturalmente sono emozionata, come potete immaginare. E io vi voglio dire perché mi candido, o perlomeno perché ho accettato di candidarmi. E io mi candido perché sono una cittadina. E penso che ognuno di noi ha il dovere di sentirsi impegnato nel migliorare la città, nel portare avanti tematiche che riescono a migliorare la città. E questo per me è un dovere civico, e non per niente sono candidata in una lista che non a caso si chiama Civica Punto. E questa lista porta in sé i valori dell'essere civico, impegnato cioè a diffondere e difendere i valori di civiltà, legalità e uguaglianza. Proprio questa mattina, nell'incontro che abbiamo avuto a Parabita, perché siamo stati a Parabita, come raccontava Giuseppe, per manifestare contro le infiltrazioni mafiose, si parlava di come i cittadini, la partecipazione dei cittadini sia determinante nella vita pubblica, perché la politica abbia un valore alto e come possa essere declinato nelle diverse forme può diventare garanzia di diritti per tutti. Poi noi di Civica, anzi di Una Buona Storia per Lecce, che mi piace raccontare, che ormai siamo partiti quasi 3 anni fa con questo impegno di Una Storia per Lecce, di Una Buona Storia per Lecce, con cui abbiamo fatto poi una lista e abbiamo collaborato e coadiuvato Carlo a diventare sindaco della città nel 2017. Abbiamo iniziato questo percorso di legalità e di impegno per la città. E quest'anno, insieme a Idea per Lecce, che è l'altra lista che anche aveva collaborato e lavorato insieme a noi, ci siamo uniti e quindi siamo diventati un'unica lista. E diciamo sempre che la storia personale di ognuno di noi poi è quello che racconta chi siamo e che cosa abbiamo fatto. Io brevemente vi voglio dire chi sono, per chi non mi conosce. Ci sono tanti amici, sanno chi sono, però ci tengo a dire chi sono. Io sono leccese di nascita, sono innamorata della mia città. Sono un architetto, figlia d'arte, papà era ingegnere, scusate. Sono madre di 2 meravigliose ragazze che mi danno tante soddisfazioni, sono moglie di un altro architetto e quindi siamo in famiglia. Esercito la libera professione da 35 anni e mi sono sempre occupata fondamentalmente di beni culturali. Sono stata per 12 anni consigliere dell'Ordine degli Architetti con anche dei ruoli di... sono stata vicepresidente e segretario del consiglio.
Questa esperienza mi ha segnata profondamente, soprattutto perché ho avuto la possibilità di allacciare un'infinità di relazioni e di conoscere il mondo molto variegato degli architetti, dei professionisti, che vi assicuro è un mondo difficile, specialmente in questi ultimi anni. Negli ultimi anni mi sono occupata anche di attività culturali, insieme ad altre tre carissime amiche, di cui oggi ce n'è una qui. Abbiamo fondato un'associazione che si chiama Musa del Salento Arte e Cultura, che si occupa di diffondere l'arte e la cultura in tutte le sue forme, dalla musica alla letteratura, dalla pittura alla storia, cercando di agevolare soprattutto i giovani artisti. L'ultima iniziativa che abbiamo svolto, che abbiamo fatto, è stata quest'inverno il Locomotive Jazz Club, che è stato un evento molto interessante, molto importante, fatto con la direzione artistica di Raffaele Casarano. Vi chiedo scusa, ma l'emozione mi costringe ad avere un canovaccio da seguire. Negli anni ho studiato la città, ne conosco i suoi luoghi e la sua storia. Conosco le bellezze considerate dei punti forti, ma conosco anche le sue debolezze e le sue contraddizioni. Ho delle idee sulla città, argomenti che in questi mesi passati abbiamo discusso e condiviso con il gruppo di Civica e con i tavoli di partecipazione attiva che il nostro candidato sindaco e il nostro vice sindaco hanno attivato, finalizzati alla stesura del programma. I temi cardine del mio pensare civico sono proprio il tema della sostenibilità ambientale e il tema dell'inclusività dei luoghi, della città e delle sue marine, che stasera declineremo proprio attraverso il racconto del dottor Sebastiano Venneri, già vicepresidente di Lega Ambiente, oggi membro della segreteria nazionale e responsabile del progetto Ecospiaggia per Tutti, stabilimenti sostenibili e inclusivi. E lo ringraziamo di nuovo della sua presenza. La sua entusiastica presenza, lo posso dire, Seba, perché è stato molto molto carino ad accettare volentieri l'invito. Questi due temi mi sono particolarmente cari perché non riesco a pensare ad un futuro della nostra città senza la prospettiva di lasciare alle generazioni future una qualità della vita non inferiore a quella attuale, ma anzi migliore. Non a caso l'undicesimo degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU stabilisce la necessità di rendere le città più vivibili, sicure e soprattutto inclusive. Proprio perché non tutti mi conoscono, non tutti voi mi conoscono, ho pensato di leggervi un aforisma africano che amo molto e mi rappresenta proprio per farvi capire che cosa intendo io per politica. Nella giungla le formiche dicono: mettiamoci insieme e riusciremo a trasportare un elefante. Questo è il mio modo di vedere il futuro di tutti noi e di questa città. Grazie. I motivi per cui si è candidato, io vi dico che invece la gente mi ferma per strada, o magari la fermo io per strada la gente, e con diversi accenti mi dice: ah, ma perché? Ah, ti sei candidato? Oppure: perché da candidato? Questo io sono candidato, sono stato candidato alle scorse elezioni, sono candidato a queste perché purtroppo non riesco a non esserlo, non riesco a fermarmi, non ce la faccio, e poi perché purtroppo ho delle persone vicino che mi stimolano troppo a fare questa scelta e a prendere questa decisione. E perché? Che cosa faccio io? Io mi presento per quelle persone che non mi conoscono,
sono impegnato da decenni nel mondo del turismo, nel mondo dello sport, del turismo per amore e per lavoro, dello sport per amore e basta. Sono un tour operator, ho un'agenzia viaggi, ho una società che si occupa di servizi per il turismo, creo incoming e porto persone un po' da tutto il mondo a visitare la nostra città. E mi candido perché credo che ci sia tanto da fare, che Lecce dà tanto, ma Lecce può dare molto di più. Può dare molto di più perché c'è sempre una visione nuova, è un modo nuovo di affrontare l'accoglienza turistica. E questo è quello che mi piacerebbe fare, cioè nel senso dare la possibilità a chiunque sia la prossima amministrazione, quindi Carlo e Alessandro, la possibilità di dare un aiuto, dare una mano, fornire delle idee. È inutile dire che tutto può fare turismo per la città di Lecce, non ci si può fermare a quello che oggi è la concezione dell'idea di venire a Lecce per il barocco, per sì, che è bellissimo, artigianato, quello che è. C'è tantissimo da fare. Ora, io non ho preparato un canovaccio, quindi fondamentalmente vado a braccio e vado su queste convinzioni. Il punto primo che secondo me su cui bisogna lavorare assolutamente dall'inizio della prossima amministrazione è quello di rendere l'ufficio turismo che appoggerà e che sarà di aiuto al prossimo assessore al turismo effettivamente un ufficio turismo vivo, che ci siano persone che ci lavorino, che non sia più un deserto quel Palazzo dei Celestini, cosa che ha causato difficoltà a chi c'è stato fino ad ora con tutta la buona volontà che ci aveva messo. E io sono convinto di questo, ringrazio tutti voi per essere venuti oggi e, insomma, davvero è un numero di presenze che non mi aspettavo. Vi ringrazio molto e lascio la parola a chi verrà, che più di me parlerà di cose importanti. Grazie. Tanto grazie dell'invito, grazie della sorpresa, ringrazio Fabiana in particolare che mi ha chiamato e che mi ha organizzato questa sorta di carrambata con un sacco di vecchi amici, io con qualche capello in meno e qualche chilo in più, ma insomma sono riuscito a riconoscere un bel po' di facce amiche, facce familiari. E anche insomma grazie per questo clima veramente di entusiasmo attorno non solo a una competizione elettorale prossima, ma anche a temi che a me particolarmente stanno molto a cuore. Mi hai chiesto di raccontare un po' che cosa stiamo facendo come Legambiente, qua c'è anche Maurizio Manna della Legambiente Puglia, su questo tema dell'accessibilità, dell'inclusività e della sostenibilità per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, che è un tema che abbiamo affrontato, insomma un tema di stagione direi, e che incontra poi quelli che sono i discorsi che voi state facendo in vista delle campagne. Ecco, noi abbiamo dato vita ad un'iniziativa che si chiama Eco Spiagge per Tutti, rivolta agli stabilimenti balneari, perché si dotino e si attrezzino
non solo sui temi della sostenibilità, ma anche sui temi dell'accessibilità. Si sta lavorando moltissimo, devo dire, chi lavora nel campo degli stabilimenti balneari sa che sono stati anni, quelli passati, piuttosto faticosi, anche piuttosto incerti, legati alla vicenda della Bolkestein, eccetera, e adesso è venuta anche meno, diciamo, questa spada di Damocle della Bolkestein, è entrata questa procedura, non si capisce appunto quanto regge, però insomma i titolari di stabilimenti balneari hanno una prospettiva davanti per investire e ragionare su quello che noi chiedevamo da tempo, no? A noi non è che ci interessa tanto come dire, per quanto tempo uno gestisce uno stabilimento o chi lo gestisce, quanto come lo gestisce, e abbiamo sempre insistito sul fatto che i temi della premialità ambientale potessero essere delle condizioni per la concessione, cioè per assegnare la concessione. Quindi abbiamo lavorato moltissimo e devo dire che in questo periodo stiamo raccogliendo, perché c'è una fortissima sensibilità, c'è una sensibilità diffusa adesso, insomma, poi il caso Greta probabilmente è forse il fenomeno più importante da questo punto di vista, però è chiaro che su questi temi in questo momento c'è una grandissima attenzione. Una grandissima attenzione, complice anche il fatto che siamo arrivati veramente a un punto di non ritorno, no? Sulla storia dei cambiamenti climatici, come vedete, come assistiamo quotidianamente, siamo arrivati veramente a un punto di non ritorno, e forse è il momento che appunto si prenda atto della necessità di affrontare seriamente questi temi, e lo si sta facendo, dicevo, anche nel tema delle concessioni balneari. Io vedo degli enormi passi avanti da questo punto di vista. Appunto, questi temi hanno conquistato anche il mondo dei titolari di stabilimenti balneari. Noi lo siamo come Lega Ambiente, io parlo a ragion veduta, perché noi gestiamo uno stabilimento un po' sui generis, diciamo, che è la spiaggia dei conigli a Lampedusa. La spiaggia dei conigli a Lampedusa dal 95 è gestita da Lega Ambiente, è tristemente nota anche, insomma, per essere stata teatro di quel disastro di alcuni anni fa, quando morirono centinaia di persone, insomma, in quella terribile traversata. Però è un luogo che ha caratterizzato fortemente l'isola di Lampedusa, cioè l'isola di Lampedusa si è riconosciuta attorno a quella spiaggia, e quella spiaggia prima del 95 era uno dei luoghi più brutti di quell'isola, era un luogo di abusivismo, era un luogo di chioschi abusivi, era un luogo in cui ci si arrivava con le macchine, era un luogo in cui era uno dei luoghi in cui uno si guarda indietro e dice: beh, 20 anni fa, 30 anni fa questo posto era un posto più brutto, no? Normalmente uno ripensa ai posti come erano 20 anni prima, 30 anni prima, dice: ah, formidabile quel posto, 20 anni fa quello sì che era un posto. Ecco, 30 anni fa la spiaggia dei conigli era un posto molto più brutto di quanto è adesso. Quindi c'è anche la possibilità di incidere, questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore, di incidere sui luoghi per migliorarli. Io stamattina ero in un posto a Torre Suda, no? Qua c'è il sindaco di Ragale, Donato Metallo, ho visto in fondo. Sì, c'è Donato. Applauso a Donato, perché Donato è il premio vassallo del 2019, no? Gli abbiamo consegnato il premio dedicato alla memoria di Angelo Vassallo proprio qualche mese fa.
ed ero in un posto lì a Torre Suda che era anche quello dietro al tirassegno, Donato, per capirci, era uno di quei posti che uno dice, ecco, qualche anno fa era molto più brutto, adesso è un posto che è diventato più bello, perché si può anche lavorare per migliorare i posti, proprio scommettendo su questi temi, appunto legato ai temi della sostenibilità e dell'accessibilità. E io ritengo insieme questi due temi, cioè il tema dell'ambiente e il tema anche dei diritti, perché vanno di pari, devono andare di pari passo. Io sono rimasto molto colpito, qualche giorno fa avrete visto questa polemica legata alla Trieste Run Festival, no? La maratona che si corre proprio a partire da domani, eccetera, che era stata in un primo momento vietata agli atleti africani, no? Poi dopo è venuta fuori, vabbè, era una provocazione, tutto quanto, eccetera, eccetera. Io sono rimasto molto colpito dal fatto che in quella circostanza gli organizzatori, che, insisto, avevano vietato l'iscrizione agli atleti africani, poi però si freggiavano del fatto che questa era una manifestazione all'insegna della sostenibilità, era tutto plastic free, era tutto eco-friendly, era tutto era tutto sostenibile, tranne il fatto che, vabbè, insomma, gli atleti africani ci potevano stare, però guardate, non vi preoccupate perché è molto ecologica come manifestazione. Ecco, queste cose non è possibile. Non è possibile che il tema della sostenibilità non si coniughi con i temi, appunto, dell'accessibilità, dei diritti delle persone e di quant'altro. Ecco, questo è il tema sul quale noi abbiamo voluto lavorare, cioè coniugare le questioni ambientali e non relegarle solamente nel ridotto dell'aspetto meramente ambientale, ma coniugarle con i temi dell'accessibilità e quindi diritti dei disabili, diritti delle persone anche con menomazioni o disabilità temporanee. Qui, diciamo, stiamo parlando anche questo di un, è brutto dirlo, però visto che ci sono degli imprenditori del settore turistico, di un mercato importante, è un mercato di 6 milioni di persone in Italia, che chiede accessibilità, che chiede migliore fruibilità dei luoghi. È stato calcolato che potrebbero aumentare di 47 milioni i viaggi nel nostro paese se si puntasse di più su questi temi legati appunto all'accessibilità e all'inclusività. Ed è un mercato in straordinaria crescita. Se non altro perché invecchiamo, il mondo invecchia sempre di più, la prospettiva di vita si allunga, per cui chiaramente più anziani significa più persone che hanno difficoltà a deambulare e cose di questo tipo. E ognuno di noi può essere anche temporaneamente impedito, una donna in gravidanza, una famiglia con bambini, insomma il tema dell'accessibilità non riguarda specificamente solo il mondo del disabile, però molto spesso viene affrontato solo esclusivamente in termini sanitari, devo allestire una struttura che ha a che fare con un aspetto quasi ospedalizzante come format, piuttosto che invece non si prende in considerazione il fatto che un turista disabile è prima di tutto un turista, è una persona ma è un turista e quindi va trattato assolutamente come tale. E scommettere su questi temi, appunto, il tema dell'accessibilità, il tema della sostenibilità, il tema della qualità, significa anche avere più competitività nella propria impresa. Un altro tema sul quale insistiamo particolarmente è questo tema della plastica. Anche qui guardate che ci sono dei momenti della storia in cui veramente la storia
spesso, insomma, in alcuni casi non va gradualmente ma fa dei salti improvvisi, e questo è uno di quelli, io penso. Il tema della plastica sta avvenendo veramente a un momento fondamentale. Avrete visto quanto si è moltiplicato il termine plastic free, no? Ormai c'è una quantità di amministrazioni comunali che hanno adottato bandi nei confronti di cannucce, non so se Carlo l'ha fatto nel suo poco tempo a disposizione, però mi auguro che insomma, da giugno in poi ci sarà tempo per adottare anche qui delle determine, dei provvedimenti per bandire un prodotto che ha avuto una crescita esponenziale. La plastica ha 70 anni, è un prodotto nuovissimo, no? Noi abbiamo abbastanza anni per ricordarci Gino Bramieri in televisione che pubblicizzava il Moplen, no? Questa cosa fantastica che aveva una caratteristica fondamentale, era indistruttibile, no? E quindi veniva presentato esattamente per questa caratteristica. Non si rompe, dura in eterno, dura a lungo, eccetera, eccetera. Allora, la stupidaggine di tradurre uno straordinario materiale come la plastica, per il quale poi il nostro connazionale Natta, l'inventore della plastica, vinse pure un Nobel negli anni 60, tradurlo per oggetti usa e getta, che quindi finiscono addirittura dopo alcuni secondi. Le cannucce, che senso hanno? A che serve la cannuccia se uno non ha delle difficoltà magari a deglutire? Insomma, la cannuccia è veramente i palloncini di plastica sulle spiagge che volano, eccetera, e poi arriva. Allora, tutte queste cose sono recenti come fenomeno, dicevo, e stanno crescendo. Avrete sentito parlare dell'isola di plastica nel Pacifico, grande quanto la Francia. Pensate, un'isola di plastica grande quanto la Francia, che si è creata, insisto, nel giro di 70 anni. La plastica non ha più di 70 anni. Ora, è vero che questo fenomeno sta crescendo a un ritmo esponenziale. Negli ultimi 30 anni ogni 15 anni si raddoppia la quantità di plastica prodotta nel mondo, 100 milioni di tonnellate nell'89, 200 milioni di tonnellate nel 2004, 400 milioni di tonnellate nel 2019, quindi ogni 15 anni si raddoppia. Però è anche vero che in questo momento noi stiamo assistendo, ecco, abbiamo citato dei dati molto negativi, però stiamo assistendo a un fenomeno di lotta a questo problema della plastica che non si era mai visto prima, e la delibera della Regione Puglia che obbliga i 200 stabilimenti balneari a diventare plastic free nella nostra regione va in questa direzione, e le centinaia di iniziative che si stanno moltiplicando in giro per il paese contro il fenomeno della plastica selvaggia vanno in questa direzione. Ecco perché dico che è vero che c'è un fenomeno drammatico da questo punto di vista, ma c'è anche una serie di anticorpi che si stanno mettendo in atto e che sono anche questi, passatemi il tempo, molto italiani. Il divieto degli shopper di plastica nel nostro paese è una iniziativa originale che è stata copiata dal resto del mondo, è diventata cogente dal 2013, no? Il divieto dei sacchetti di plastica, anche se era nato molto prima, però è un'iniziativa tipicamente italiana, no? Noi come Legambiente ci abbiamo lavorato moltissimo. E si è tradotta non solo nel divieto degli shopper di plastica, per cui adesso la gente usa, ma abbiamo inciso sugli stili di vita delle persone, perché non solo la gente non usa shopper di plastica e usa quelli in biopolimeri, eccetera, ma ne usa molto di meno. Quindi abbiamo
cambiato lo stile di vita delle persone, cioè siamo riusciti anche a incidere su alcune attività, alcune usanze, alcuni stili di vita, alcuni modi di essere che erano naturalmente sbagliati per il pianeta, come anche insomma quello che sta accadendo da quest'anno, credo dal 1 gennaio sono vietati i cotton fioc e dal prossimo anno saranno vietate le microplastiche nei cosmetici. Anche queste sono iniziative, diciamo, che abbiamo adottato noi per primi, che abbiamo suggerito agli altri paesi. L'Unione Europea una volta ci viene dietro dal 2020 nel mettere al bando le stoviglie usa e getta. Quindi diciamo, io adesso vi ho raccontato a grandi linee tutta una serie di iniziative e di misure che non dico che ci tranquillizzano, però come ti raccontano un trend che è un trend mondiale, planetario da questo punto di vista. Il plastic free, ecco, non è solamente un fenomeno italiano, anche se in Italia, io insisto, ci ha avuto le sue idee più originali che il mondo ci ha copiato, e non solo abbiamo inventato la plastica, ma abbiamo inventato anche la bioplastica, perché anche quello è il Novamont da questo punto di vista è un'eccellenza che ha brevettato i biopolimeri. Quindi dico questo e chiudo per dire che insomma ci possono essere, e il turismo da questo punto di vista può aiutare tantissimo. Quello che sta succedendo appunto nelle spiagge, negli stabilimenti balneari eccetera, può essere veramente un buon viatico per quanto accade, deve accadere anche, anche fuori dalle spiagge, e il turismo, diciamo, può aiutarci a costruire un paese che sia più gentile non solo per i turisti ma anche per i residenti. Ecco, lavorare su questi temi della sostenibilità e dell'accessibilità significa avere luoghi buoni anche per i residenti, significa vivere città e luoghi più accessibili, significa avere anche dei luoghi più fruibili, più presidiati, che creano comunità più coese, più gentili. Quando si parla tanto dei temi della sicurezza, ecco, si pensa poco che avere delle città più accessibili significa avere delle città anche più fruibili, più presidiate e forse da questo punto di vista anche più sicure. Quindi, dicevo, in un clima in cui il livore e l'odio molto spesso prevalgono sulla ragionevolezza e sul confronto, sono, insisto, contento dell'invito che mi è stato fatto e di aver respirato in questa sala appunto il sentimento e l'odore della primavera del Cesare. Beh, grazie davvero. Beh, posso dire che questi tre interventi rappresentano per motivi diversi proprio la bellezza della politica, perché si sono succeduti in rapida sequenza gli interventi dei nostri due candidati, che sono due persone che nella loro vita professionale sono esperti, consumati, sicuri, eccetera. Poi davanti al pubblico, alla presenza di tante persone, anche di tanti amici, si emozionano. La politica è anche emozione, devo dire, a noi piace farla così, quindi io farei loro un altro applauso. E poi nello stesso tempo, insieme a queste caratteristiche, invece la bellezza di un racconto del quale io sono veramente grato per averlo fatto qui Sebastiano, perché è un racconto in cui si capisce come la buona politica riesce a tenere insieme tutto. Sebastiano ci ha fatto un discorso parlando di plastica, di rifiuti, di ambiente, di turismo, di lavoro, ma poi anche di accoglienza, temi che in questo momento ovviamente
ci stanno a cuore, perché sono feriti, gravemente feriti, ed è anche questo uno dei motivi per cui siamo impegnati con il nostro candidato vice sindaco, anche Alessandro Alinoci, che vorrei venisse a portare un saluto a tutti voi. Grazie, buonasera a tutti, e voglio, non lo dico perché sono qui, fare davvero i complimenti alla campagna elettorale che sta facendo Civica in questa città, una campagna di contenuti su cui mi sto riscoprendo io stesso più progressista di quanto immaginassi. Ne condivido moltissime battaglie, la battaglia sulla sostenibilità ambientale è una delle battaglie che deve riguardare il futuro nostro, delle future generazioni, è una battaglia che vale sia a Lecce che a Bergamo, quindi, che è copiabile. È una battaglia che forse la mia generazione non ha avuto in maniera così forte come noi dobbiamo impegnarci per darla alla futura generazione. E se oggi abbiamo le nostre campagne devastate è perché nessuno ha educato il rispetto del bene comune dei cittadini, al bene comune e al paesaggio e alla sostenibilità ambientale. Forse su quello è necessario ripartire, non solo col controllo ma con l'educazione e il rispetto del territorio. Rispetto ai due candidati, visto che siamo in una giornata promozionale, di vendita promozionale dei due candidati, credo che siamo davanti a due professionisti di altissimo spessore, che ho avuto modo di conoscere e riconoscere in questi anni, per la loro caparbietà, per la loro capacità progettuale, sia per Francesco nel settore turistico, in cui si batte con i denti perché Lecce sia riconosciuta non per il turismo ma per i turismi, perché i turismi diano l'opportunità di sviluppo economico per almeno 8-9 mesi l'anno, se non per tutto l'anno, perché Lecce è una città che ha una potenzialità enorme, non solo da un punto di vista culturale, non solo per il patrimonio storico che è ereditato, ma per l'opportunità di farlo conoscere, non di rimbalzo per il Salento. Pensate che ad oggi non esistono ancora dei dati specifici, degli studi reali su quelli che sono i numeri dei turisti che vengono qui, perché noi abbiamo i numeri dei turisti che pagano la tassa di soggiorno, ma il vero dato oggi si ha attraverso questi strumenti, attraverso i cellulari. Basta monitorare le celle telefoniche e capire dove vanno i turisti, da dove vengono, come si muovono. Non per fare il grande fratello, ma per capire, studiarne le esigenze e cercare di offrire un'offerta turistica. Hai detto bene, la macchina amministrativa deve riorganizzarsi investendo in personale competente, magari formando lo stesso e magari non mandandolo in ferie nel mese di agosto, che potrebbe già essere un passo avanti per generare dei servizi turistici all'altezza. E poi il discorso, e poi Fabiana, lei ha una passione per la città, per l'architettura, che ho riscoperto già nel primo mandato di assessorato, ho visto una voglia di esprimere la sua professionalità per questa città e di curarne e proporne una bellezza che può essere anche valorizzata dal punto di vista turistico, cercando di valorizzare non solo ciò che abbiamo ereditato, ma di costruire una nuova storia. Questa è la nuova sfida, secondo me, su cui Lecce si deve candidare. Abbiamo avuto anche la capacità, questo dobbiamo riconoscere alle passate amministrazioni, di intuire che bisognava generare un attrattore dal punto di vista architettonico, e questo è stato fatto nelle cave di sul ribaltamento della stazione, le cave di Marco Vito con il ponte di Sizza. Far costruire una progettazione anarchistar significa generare un attrattore architettonico di cui se ne parlerà nei prossimi anni.
investire su quello significa investire sulla città del futuro, sulla contemporaneità. Tantissime città europee hanno investito su quello, pensate a Bilbao, Marsiglia e altre, e allora su quello è necessario utilizzare a costruire una bellezza diversa per poi generare gli attrattori. Solo chi ha a cuore queste tematiche se ne può occupare all'interno della nostra città. Quindi bocca al lupo a voi e a tutti noi. Grazie Alessandro, che testimonia con i suoi discorsi un percorso progressista. No, non ti voglio appiccicare etichette, voglio solo riconoscerti la capacità di aver fatto dei passi verso chi inizialmente era più lontano da te, meno vicino insomma, rispetto al percorso che avevi fatto fino a qualche mese fa. Ed è una cosa che secondo me ci stimola a considerare questa coalizione più forte e unita. E dopodiché la parola finale, come sempre, spetta al mio amico. E gliela do la parola ricordando che non è che siamo sempre d'accordo. Io Carlo, lo dico spesso, che qualcuno ha il dubbio che pensiamo le stesse cose, non è così. Quello che però, stasera ve lo dimostrerò picchiandoci. No, però quello che non si modifica e non si è modificato nel corso di questi mesi è il mio convincimento che è il miglior candidato sindaco che la città possa avere. Carlo Salvieri. Eccomi qua, naturalmente sono anch'io contento, grato per l'impegno di Civica, di tutti i candidati e oggi naturalmente di Fabiano e Pierfrancesco, che sento vicini, li ho sempre avuti al mio fianco indipendentemente dalla decisione poi di voler contribuire personalmente a questa sfida. Lo dico perché è la cosa alla quale credo. Una comunità così ricca, così feconda, così animata, si nutre di esperienze diverse che non passano solo ed esclusivamente dalla candidatura. Siete importanti tutti, perché tutti contribuite al vostro modo nel rafforzare il nostro dialogo con la comunità, che è quello che ci serve poi per costruire consensi maggioritari. E il tema che di oggi è particolarmente importante ed è perfettamente sintonico non solo con quel che abbiamo fatto, ma con quello che intendiamo fare. Riannodavo i fili di un percorso tracciato mentre parlava Seba, quale ci lega un rapporto antico, anche se sono più piccolo di lui. Le politiche pubbliche possono e devono migliorare i luoghi trasformandoli, e se non assolvessero a questo compito sarebbero del tutto superflui. Purtroppo abbiamo alle spalle lunghi decenni di politiche pubbliche di trasformazione del territorio che ci hanno consegnato devastazione del paesaggio, dell'ambiente, ed è questo uno dei temi importanti, ancor più quando si parla di paesaggio costiero, ancor più in una città come Lecce, che ha 25 chilometri che partono da San Cataldo, prossimi da Osa, in Italonistica dei Cesini, che si concludono Torre Rinalda nell'ambito del Parco Regionale di Rauccio, passando dal SIC di Torre Veneri, affierando sul bacino dell'Idume. E lì c'è un continuum di bellezze naturalistiche
che si interrompono per episodi che si sono stratificati negli anni di abusivismo edilizio poi condonato, quello che alcuni urbanisti e amministratori oggi chiamano spontaneismo, ma che noi tutti abbiamo conosciuto con le parole, no? E che è uno dei temi che con l'amministrazione uscente, con quella che si candida a governare Lecce, intendiamo affrontare con il piano comunale delle coste, che è una questione, pure Maurizio Manna, che appassiona molto di meno di quanto si dovrebbe le comunità locali in una regione come la Puglia, sottoposta a straordinari e preoccupanti fenomeni di riduzione della linea di costa, la cosiddetta erosione, e che sono elementi di governance strategica ai quali molti amministratori rinunciano, preferendosi farsi commissariare, diciamolo pure, perché intervenire sugli interessi consolidati non procura automaticamente consensi. E come ribadisco, governare significa utilizzare i consensi acquisiti per fare scelte difficili, non rinunciare alle scelte difficili per acquisire consenso. Ed è questo quello che la politica deve sempre. E noi cosa stiamo cercando di spiegare ai nostri concittadini? Che il piano comunale delle coste non è la sommatoria, la mera sommatoria di N concessioni balneari, ma è una straordinaria opera di qualificazione dello spazio pubblico che si preoccupa di garantire i servizi e la bellezza dietro le marine, garantendo parcheggi e quindi servizi e quindi accessibilità, offrendo percorsi ciclopedonali, garantendo la tutela dei costoni dunari, preservando ulteriori possibili rischi di erosione costiera e rendere il tutto naturalmente compatibile con l'esercizio sacrosanto del diritto di impresa, che però non deve diventare l'esclusivo stella polare del nostro percorso. È un compito difficile che stiamo responsabilmente, qualcuno dice anche inconsciamente, affrontando, perché le prudenze delle campagne elettorali avrebbero suggerito di tenere chiuso nel cassetto questo tema e di rinviarlo a eventuale nuova elezione. Ma noi crediamo nella ostensibilità degli impegni pubblici, cioè devono essere raccontati. Chi fa deve raccontare quello che intende fare, altrimenti non c'è nulla di nuovo, no? Rispetto a quello che abbiamo visto, e quel che abbiamo visto è quello che poi ci è stato consegnato oggi e che vorremmo invece alla quale vorremmo invece porre rimedio. Nei prossimi giorni affronterò questo, ho già fatto, le associazioni dei rappresentanti dei balneari, che sono, vi ripeto, un pezzo importante, perché il punto è che gli interessi diffusi, che sono gli interessi nostri, non hanno un'associazione di categoria. Cioè quelli che vogliono la spiaggia libera con servizi, quelli che vogliono arrivare in spiaggia senza essere costretti sfidare le leggi della natura e salire con la macchina sul costone dunale, quelli che vorrebbero avere parcheggi per le loro biciclette, quelli che vorrebbero avere l'acqua pubblica sulle spiagge pubbliche con servizi, quelli che vorrebbero far sport nelle spiagge, quelli che non ritengono che l'offerta tipica di uno stabilimento balneare debba essere la ristorazione così come la conosciamo, ma debba essere un elemento di intrattenimento. Tutti questi non sono organizzati in associazioni di categoria, sono la cosiddetta maggioranza silenziosa, interessi diffusi che non si coagulano attorno a voci ufficiali. Noi dobbiamo avere la capacità di porci con questa interlocuzione che è sempre rispettosa, sempre trasparente, sempre consapevole, e io credo che sapremo, non dico che convincere tutti i balneari che il piano comunale delle coste è un investimento che ha ritorni sulle loro attività, perché il punto è che ancora non hanno riuscito fino al fondo a comprendere che intervenire sulla qualificazione, sulla rigenerazione di spazi pubblici è una straordinaria opportunità, soprattutto per chi vive
attraverso le concessioni balneari di turismo, perché quanto più i luoghi sono belli, quanto più i luoghi sono accessibili, quanto più sono sostenibili, più c'è la possibilità, la voglia di frequentarli e di viverli. E questa attenzione al paesaggio, Sebastiano, l'abbiamo manifestata anche sfidando l'impopolarità dei provvedimenti di demolizione dei manufatti abusivi. Se tu oggi vai all'Idume, non c'è più quella costruzione che per lungo tempo ha offeso un paesaggio straordinario, perché l'abbiamo buttata giù. E aver buttato giù quattro costruzioni abusive per provvedimento disposto dall'amministrazione comunale ha convinto altri cittadini a farlo spontaneamente, e in 18 mesi ne abbiamo buttati giù 17 costruzioni abusive nella nostra città, che non sono poche rispetto a quello che era il trend passato. Quindi bellezza del paesaggio, tutela delle nostre bellezze, valorizzazione degli asset turistici, incentivazione di nuovi protagonisti. Giustamente ha detto Sebastiano, a noi non interessa quanto dura la concessione, non interessa chi ne è titolare, interessa come viene gestita. Però il tema, giustamente dici, se le concessioni verranno prolungate di 25 anni, come facciamo a porre al bando il tema della sostenibilità ambientale dei nuovi stabilimenti? E lì ci vuole strumenti, diciamo, di governance, altrimenti non li puoi in alcun modo, no, introdurre come elemento qualificante. E vedremo cosa succederà con la procedura di infrazione che è stata annunciata, che era ampiamente prevedibile potesse accadere. E per rispondere alla questione del turismo, giustamente riferiva e ricordava Alessandro che noi dobbiamo lavorare, abbiamo cominciato a farlo per aumentare i percorsi di scoperta della nostra città, che non è solo barocco, non è solo il quadrilatero che spacca la città dal Duomo, Piazza Sant'Oronzo a Santa Croce, ma è molto di più. Non siamo ancora stati capaci di valorizzarlo, di farlo conoscere, ed è il compito che soltanto una pianificazione di medio periodo può realizzare. Ci stiamo lavorando, perché noi abbiamo anzitutto nei due anni precedenti introdotto qualcosa che oggi è entrato nel senso comune, ma ve lo dico, fino a poco anno fa non era così. Adesso ci si è convinti che Lecce è il suo mare, ma fino a poco tempo fa Lecce non era considerata per le marine leccesi. E quando si facevano le interviste sui quotidiani per noi sindaci dei comuni costieri, il sindaco del comune capoluogo non veniva mai citato, perché nell'immaginario diffuso Lecce non ha il mare, e invece adesso siamo riusciti ad affermarla questa scontata ma non nota evidenza. Lecce ha questa ricchezza di percorsi archeologici, rudie, anfiteatro romano, Lecce può essere la città delle cave, le cave di Marco Vito, la foresta urbana, le cave di Borgo San Nicola, Lecce può essere la città dei parchi e del verde, oltre alla bellezza delle sue oasi naturalistiche, e deve saperlo fare naturalmente qualificando l'offerta dei servizi, deve saperlo fare riorganizzando la macchina amministrativa, che è un tema di cui oggi si parla poco in campagna elettorale ma è strategico. Noi dobbiamo mettere mano a una questione che si poneva in senso generale, perché non si può immaginare di governare Lecce con le stesse funzioni, con gli stessi settori e con lo stesso modello di 25-30 anni fa, perché il mondo davanti a noi, attorno a noi, è cambiato.
e non lo può fare se si pensa che con l'applicazione della quota 100 da qui al 2019 la nostra pianta organica si impoverirà ulteriormente senza al momento possibilità di nuove assunzioni. Quindi noi dobbiamo porci il tema di come ridistribuire, rifunzionalizzare, riattivare uffici e risorse umane, anche nel settore turistico. Perché Donato lo sa, lo vedo in fondo, qui noi lo sappiamo, chi ha assolto questa funzione da amministratore, da sindaco, da vice sindaco, da assessore. L'immaginario diffuso è che noi siamo l'alfa e l'omega di tutto ciò che accade nella comunità. Non esistono le funzioni di indirizzo separate da quelle di gestione. Tutto ciò che non funziona e ricade nella responsabilità esclusiva del sindaco pro tempore. Sappiamo anche che molti procedimenti, molti interventi, molte applicazioni che richiamano il tema dell'ordinaria amministrazione stanno sulle spalle e sulla responsabilità di chi poi guida la macchina amministrativa, dirigenti e funzionari. E noi su quello dobbiamo molto, molto lavorare, migliorandoci. Dobbiamo sempre porci per tutti i nostri obiettivi il tema di alzare l'asticella delle nostre prestazioni, che se non ci si candida per migliorarsi è inutile pur star lì a perdere tempo. Sembra banale, ma sostanzialmente è questo. E Pier Francesco lo sa, perché ne parlavamo l'altro giorno. Noi a Lecce siamo oggi il terzo attrattore turistico di Puglia come meta. Siamo passati dal 2012 al 2018, da secondo i dati dell'Osservatorio Turistico Regionale, quelli che Alessandro citava come non totalmente diciamo ufficiali, ma insomma siamo passati dai 190.000 ai 265.000, quindi c'è un trend di crescita. A questa performance non si accompagna la nostra capacità di trattenere di più i visitatori che vengono a Lecce, che rappresentano poi un elemento di ricchezza. Più stai, più soggiorni, più spendi, perché noi abbiamo una media di pernottamenti di due notti e mezzo, la media regionale è di 3,7. Airbnb, con il quale abbiamo siglato, siamo tra le 400 città del mondo che ha sottoscritto un accordo con Airbnb, in vigore da oggi ma approvato dalla nostra amministrazione, per il quale la tassa di soggiorno adesso si paga direttamente attraverso il sistema tecnologico. Questo rende naturalmente impossibile l'evasione, garantisce un servizio al turista e alleggerisce le strutture ricettive di adempimenti altrimenti piuttosto faticosi. Quei dati di Airbnb ci dicono che i tassi nelle loro strutture, quindi sono diverse da quelle ufficialmente censite dall'Osservatorio Turistico Regionale, sono un po' più alte, sui 4 giorni. Però il tema è quello. E per farlo naturalmente dobbiamo convincerli che per venire a Lecce è qualcosa di più di visitare Santa Croce e Duomo. E qui entro sulla polemica di questi giorni sul fatto del ticket. Ieri, parlando con alcune guide, diceva: ma qual è? Dice, no, perché non c'è il tempo di vederle tutte e quattro, perché i gruppi sono i cosiddetti croceristi, cioè quelli che vengono la mattina e vanno via la sera, che è un pezzo di turismo che non dobbiamo naturalmente trascurare, ma non può essere il punto di riferimento dell'organizzazione dei nostri servizi, perché se ci concentriamo esclusivamente su quelli che vengono per stare 4 ore e in quelle 4 ore vogliono vedere tutto, noi stiamo semplicemente rinunciando a tener conto di tutto ciò che invece definisce altre possibilità di turismo. Io credo che, a netto di provvedimenti, di un provvedimento che ricade nella responsabilità esclusiva della Curia, che si sarebbe potuto organizzare e gestire meglio anche nel confronto con l'associazione delle guide turistiche, il tour operator, ne parlavamo con Fred Francesco, la linea sia quella e riguarda anche il patrimonio pubblico,
c'è quello direttamente ricadente alla responsabilità dell'amministrazione comunale, perché anche lì dobbiamo immaginare possibilità di fruizione attraverso ticket unici di tutti quelli che oggi sono dei veri e propri gioielli che la città non conosce. Perché pochissimi visitano il castello di Carlo V, pochissimi visitano il Musto, pochissimi conoscono i Teatini, pochissimi conoscono il Conservatorio Sant'Anna, ancora pochi visitano gli Agostiniani, ancora pochi visitano le mura urbiche. Capite che messi in rete tutti questi edifici pubblici che abbiamo riqualificato con risorse pubbliche possono definire, produrre ricchezza che serve alla città e serve all'amministrazione pubblica. Per far questo naturalmente c'è bisogno di un piano strategico di turismo culturale che dobbiamo realizzare, perché è molto importante. Insomma, i temi che sono questi, Seba, ti volevo rassicurare che nel nostro programma che abbiamo scritto noi stanno nevroticamente compulsando per cercare di capire se il programma mio trae origine da altri. Vorrei rassicurarli, cioè le cose che scriviamo noi le elaboriamo noi. E ogni tanto voi sapete che esiste la figura, no? Da un po' di tempo, quelli che sono impegnati politicamente o hanno ruoli istituzionali, si accompagnano a delle figure tecniche della comunicazione che si chiamano i social media manager. Sapete chi sono? Sono quelli che sostanzialmente curano i contenuti dei post che vedete su Facebook. No? Non deludetevi, cioè, la stragrande maggioranza di quelli che le cose che leggete, che vi colpiscono, non sono scritte dalle persone che compaiono come. Così come i grandi discorsi dei leader politici presenti e passati spesso non sono frutto della loro pena. Ci sono i ghostwriter che fanno questo. E a me dicono sempre: ma chi ti scrive i post su Facebook? Quelli che fanno incazzare le storie sono troppo lunghi. Diciamo, quelli me li scrivo tutti io, perché nessuno ha accesso al mio profilo Facebook, tant'è che è una pagina privata, non è un profilo, una pagina pubblica. Quindi, per quanto vi eserciterete di tentare attraverso i software specializzati di trovare assonanze, copie, non troverete nulla, perché quel programma è frutto del nostro esclusivo lavoro. Grazie. Di programma sulla Lecce Alta, ma non ce l'hai dato, invece do la parola a Fabiana per chiudere. Sì, io e Pierfrancesco volevamo ringraziare tutti voi di essere intervenuti e volevamo ringraziare Sebastiano Venneri per averci dato questa opportunità. Il nostro sindaco Carlo Salvemini, il nostro vice sindaco Alessandro Di Rovace, e poi ringraziamo Giuseppe. Ringraziamo Giuseppe Fornari, assolutamente. Chiediamo di non andare via, perché apriamo qualche bottiglia e facciamo la cosa per cui siamo più bravi. E poi sappiate che lo stalkeraggio che avete ricevuto in questi giorni per venire qui e ascoltare le nostre dividere questa sera lo riceverete a breve di nuovo, perché Civica si presenterà alla città in tutto il suo splendore, non soltanto noi due, e l'appuntamento è a data prossima ancora non decisa nella piazzetta di Porta San Biagio. Quindi aspettatevi le nostre convocazioni. A presto.